L'ultima giornata del 2019 del girone di andata di Serie D potrebbe dare un'ulteriore spinta al primato del Notaresco, che impegnato in trasferta a Fiuggi può contare sui 10 punti di vantaggio rispetto alla Recanatese, seconda, e che peraltro avrà uno scontro delicatissimo contro il Matelica Altubaldi. Per i rossoblù, che in settimana hanno festeggiato il Natale, un'opportunità da non fallire contro la formazione laziale di Incocciati, in decisa flessione. 4 punti nelle ultime 5 gare di campionato. In porta ci sarà ancora Monti, ma dopo i no a Feola e Gomis, ecco che Federico Serraiocco per il 2020 potrebbe essere una pedina per rinforzare i pali del Notaresco. Non dobbiamo pensare a quel vantaggio, perché altrimenti ci può prendere anche l'ansia e la paura di non poterlo più tenere. Dobbiamo pensare solamente a giocare partita dopo partita. Abbiamo un'altra partita importante dove, se facciamo davvero bene, significa parlo di prestazione, perché poi quando abbiamo fatto prestazione abbiamo fatto sempre il risultato. Magari non si ha mai di rosicare qualche altro punto, ma non dobbiamo pensare però a questa classifica, come ho detto sempre. Però i tifosi e i dirigenti ci pensano, perché 10 punti sono tanti, però ti ho detto, dobbiamo pensare che poi, che il giorno di ritorno dobbiamo resettare tutto, ricominciare da capo, come se non avessimo quei 10 punti. Il Fiuggi lavora bene, ha un allenatore importante, anche il Fiuggi era partito per fare un cambiamento diverso, si ritrova in una situazione classica non brillante. Noi dobbiamo fare di tutto per mettere in mostra, soprattutto all'inizio, la difficoltà di testa, cioè la nostra, che magari siamo in un entusiasmo strepitoso, e la loro, che stanno benissimo, che incontrano la prima in classifica e magari devono vincere per forza. Questo deve essere un'arma in più, non un'arma in meno. Lo scontro tutto abruzzese della 17esima si gioca al Mariani Pavoni di Pineto, campo designato dal Chieti per una sfida con l'Avezzano determinante per il futuro prossimo di entrambe le compagini. Il portiere Camerlengo vivrà un pomeriggio particolare, perché è appena passato dai neroverdi ai marsicani e partirà dall'inizio visto lo stop di Chicco Fanti. Non sarà l'unico ex, perché percorso inverso lo ha fatto anche Filippo Franchi. Pino Di Meo sul fronte Chieti, oltre che su Sivilla, arrivato qualche giorno fa, può contare adesso anche sull'estro offensivo di Stefano Sarrizzu, che ha lasciato Pineto per provare a centrare la permanenza a Chieti. Liguori invece, dopo la conferma in settimana e il colloquio chiarificatore con il presidente Paris, sul fronte biancoverde deve giocarsi bene l'opportunità di fare punti, in attesa di Lugo Martinez, altro tassello per l'Avezzano, che ha tesserato il centrocampista classe 2000 Lorenzo Mennini. I punti valgono tantissimo per le due squadre. L'Avezzano non vince dal 10 novembre, 0-2 contro il Porto Sant'Elpidio. Il Chieti era tornato 2 settimane fa al successo contro la Jesina, dopo una striscia negativa di 4 pareggi e 7 sconfitte, che sono diventate 8 la scorsa settimana dopo la debacle di Tolentino. Cremisi, che saranno invece di scena al Fadini di Giulianova, coi giallorossi bisognosi di successo dinanzi al pubblico amico, ma soprattutto scottati dal fatto di aver messo insieme solamente un punto nel trist di derby consecutivi che li vedeva impegnati con Avezzano, Notaresco e Pineto. I marchigiani sono compagine temibile, di Domenico Antonio, Minnozzi e Capezzani rappresentano le insidie principali per Del Grosso, che ha appena salutato l'arrivo tra i pali di Emiliano Manfredi, classe 99, e che potrebbe presto tesserare anche il centrocampista italo-brasiliano Ugo De Marchi, che si sta allenando con il gruppo. Dubbi di formazione riguardano Suriano, differenziato per lui, e Antonelli, che ha saltato la seduta di allenamento di ieri. Trasferta complicata per la Vastese, il Monte Giorgio è quarto in classifica, ma soprattutto in casa non ha mai perso. Per fortuna gli aragonesi, fatto salvo il pomeriggio no di Matelica, ultimamente stanno alzando i giri del motore. Assenti per infortunio Pollace e Pompei dopo lo scontro tremendo di domenica scorsa. Amelia dovrebbe poter contare sulla verve di Vittorio Esposito e su quella batteria offensiva che rappresenta il punto forte dei biancorossi. Una partita molto molto difficile, quindi sarebbe veramente bello, però sappiamo le difficoltà di una gara come quella con Monte Giorgio, e dobbiamo per forza di cose essere molto molto precisi, molto molto preparati mentalmente ad affrontare una partita così, così importante, che ci può dare un grande slancio. Infine il Pineto, che va a Cattolica. Senza Sissé squalificato, la formazione biancazzurra di Paolo Rachini deve trovare una vittoria che permetterebbe di accorciare su quelle davanti, magari sperando in un pari a Recanati e facendo il tifo perché la Vastese fermi il Monte Giorgio. Col mercato quasi in chiusura, l'ultimo squillo dei biancoazzurri potrebbe essere l'under Luca Mancini, classe 2002, in uscita da Chieti, ma scuola Pescara, obiettivo che, se concretizzato, rappresenterebbe una possibilità in più sulla corsia mancina di difesa.